Abbiamo girato anche gli altri reparti, siamo molto desolati perché la condizione igienico-sanitaria è pazzesca, ma soprattutto c'è carenza proprio di attrezzature. Come vedete, questa è una sala parto e questi sono gli unici ferri a disposizione dell'ostetrica per poter intervenire su una donna che partorisce. Ora sono tutti arrugginiti, le forbici non tagliano, a parte le condizioni di questo letto parto. Ora io lancio qui dalla Costa d'Avorio, insieme agli amici della delegazione, a Marco, a Filomena, lanciamo proprio un appello accorato agli amici ginecologi italiani che possano veramente donare quello che magari a loro non serve più. Noi siamo abituati in Italia a sostituire i nostri ferri chirurgici quando cominciano ad avere qualche piccolo problema. Vi assicuro che quel piccolo problema qui sarebbe una grazia di Dio. Quindi mi appello a tutti voi che mi ascoltate, se potete offrirci del materiale chirurgico per ostetricia e ginecologia e se potete darci qualche letto per poter far partorire queste donne nelle condizioni più umane che il loro stato richiede. Ve lo chiediamo dalla delegazione italiana in Costa d'Avorio veramente con tutto il cuore. Grazie.